Biblioteche e fiabe. Letture per bambini a cura delle biblioteche comunali di Perugia. Fiammetta, volpe furbetta, di Maria Giovanna Andrigo. Lettura a cura di Veronica Perrone, volontaria del servizio civile presso la biblioteca Villa Urbani di Perugia. Questa è la storia di Fiammetta, una volpe furbetta. Fiammetta imbroglia gli altri animali per guadagnare dei soldi. Ma come andrà a finire? Oggi Fiammetta, volpe furbetta, vende le angurie agli altri animali. Venite, venite, comprate le mie angurie, sono deliziose, sono le angurie migliori del mondo. Questo frutto è davvero buono? Chiede il coniglio con curiosità. Ha una forma strana, ed è molto costoso, afferma il gallo con sospetto. Le mie angurie sono buonissime, conclude Fiammetta con convinzione. Gli animali sono curiosi. Non avevano mai mangiato le angurie e comprano tutte le angurie di volpe Fiammetta. Non vedono l'ora di scoprire cos'è un'anguria. Berta la scimmia apre la sua anguria. Ma c'è soltanto acqua dentro l'anguria! Che inganno! Urla. Sono delusa! Anzi, no, sono arrabbiata! Anzi, no, sono furiosa! Giano il gabbiano sente Berta la scimmia. Oh no! Pensa. L'anguria era un regalo per fare pace con la sua fidanzata. Giano, infatti, aveva mangiato tutti i pesciolini da solo. Oh oh, e a feffo fofe faffo! E adesso come faccio? Si chiede Giano con preoccupazione. Volpe Fiammetta ha un segreto. Le sue angurie sono tutte un imbroglio. Ecco come ha fatto. Questa anguria è tutta per me. Volpe Fiammetta prende un coltello per aprire un'anguria. Lei è golosa e vuole mangiare un'anguria intera. Fiammetta taglia un'anguria a metà. Shush! L'anguria è rossa ed è tutta profumata. Quest'anguria la mangio tutta io, dice la volpe. Le angurie sono troppo buone. E volpe Fiammetta è troppo golosa. Così lei mangia tutte le angurie. Ma la volpe non è preoccupata perché ha un piano. Volpe Fiammetta, con determinazione, riempie con l'acqua tutte le angurie vuote. Lei può ancora vendere le angurie. Che inganno perfetto! Tutti gli animali hanno subito l'inganno di Volpe Fiammetta. Insieme fanno una riunione per prendere una decisione. Gli animali decidono di punire la volpe. Gli animali sono arrabbiati con Volpe Fiammetta. La volpe ha ingannato tutti per guadagnare soldi, dice Giano. E per colpa sua la mia fidanzata è delusa e senza regalo. Questa volpe crede di essere furba, dice l'elefante. Ma chi la fa, l'aspetti. Aiuto! Aiuto! Grida la volpe con paura. Adesso ricevi una bella punizione, dice l'elefante. E l'elefante mette la volpe dentro un'anguria. La volpe è dentro l'anguria. Gli animali la chiudono. L'elefante con la zampa dà un calcio all'anguria e l'anguria vola lontano, lontano. Sbam! Ah, che male! E ben ti sta, Fiammetta, è sbagliato imbrogliare gli altri.